Oh, guarda quella. Sì, ma no, non fissata. È carina, eh? Sì, ma che c'entra? Dai, non è una beffa per noi, lascia aperto. E guarda che ti sta guardando a te, però. Ma che me sta guardando, ma te pare? Starà ubriaca. Sta arrivando. Ciao. Ciao. Io vado al bagno, devo andare. Posso? Io non so se... Sì, sì, io sto proprio andando via. Grazie, grazie. Piacere, Eleonora. Alessandro, piacere. Conosci il posto? Sì, sì, noi ci veniamo spesso. Beh, carino, vero? Molto, molto. Poi fanno un sacco di birre artigianali. Sì, pensa, la mia preferita è la Blanche. Questi quadri... Buongiorno, sa. Oh, c'è nessuno? Presidente! Eh? Oh, oddio, scusa. Ma che cazzo ti ridi? No, niente, stavo pensando. Ma che pensavi, sa? Niente, ripensavo a ieri sera. Ah, io ti conosco, eh. Io t'ho cresciuto. Io t'ho tenuto 9 mesi qua dentro. Non mi puoi nascondere le cose? Tu ti sei innamorato. Dio, clamo, innamorato, che parolone. So solo che... Boh, quando penso a Eleonora sento come una magia che mi pervade. Un'energia vitale pazzesca che mi riempie ogni arteria, Claudio. E non so come dirti, mi sento vivo. Vivo come non mi ero mai sentito prima, sì, è così. Oh, cazzo. Fa vedere. Le farfalle nello stomaco. Caruccette, sono tipo quelle della farina. Che avete bevuto ieri? Dio, io ho preso una birra e lei ha ordinato un vino strano, un macerato naturale, ecco, sì. Naturale? Tra l'altro stasera ci vediamo. Di già? Sì, mi ha detto che porta pure un'amichetta per te. Che dici? Non so se è il caso. Vabbè, voilà, io dico a Carlino. No, non te lascio da solo. Vengo io. Mamma mia, ma è pazzesco questo vino naturale. Ma è affinato in cemento? Anfora, vedi, ero indeciso tra cemento e anfora. No, qua roba in botte. Ma che cazzo dici, Sandro? Polpettine di farina di canapa con un hummus di cicerchie, una spolveratina di curcuma e cumino, tutto rigorosamente 100% vegan organic. E cicerchie, mi dice? Certo, il mio legume preferito. Lì invece abbiamo una tartare di avocado al sale rosa dell'Himalaya con frutta secca disidratata al sole antico di Toscana. Ma se potrebbero avere 2 patatine? Che? La cicorietta ripassata? Ho chiesto. Sapete cosa c'è domani sera? No, oddio, cosa c'è? Juve-Napoli, stanno tutti in fissa, non si aspetta altro. Claudio, ti prego, ancora con queste volgarità. 11 scemi che corrono dietro un pallone, per favore. No, intendevo la mostra, c'è il vernissage di Sturamiri. Dobbiamo troppo andarci. Ci siete? Assolutamente sì. Pensa che lui lo vidi ad Oslo, ne rimasi completamente folgorato. Sindrome di Stendhal totale. Ele, mi dai una mano di là? Sì, certo. Sbrigati, andiamo, se ne sa. Che cosa? Ma stai scherzando? Claudio, forse tu non capisci. Io la amo. Io voglio farmi con lei qualsiasi mostra d'arte esistente, i concerti dei gruppi più sconosciuti negli anfratti più nascosti di Roma, fare colazione da Starbucks, andare da Naturasie, perché no? Avere tantissimi bambini di tante... Sandro, basta! Ma è possibile, non te ne sei accorta ancora? Sei innamorato dopo 24 ore, c'hai già le farfalle nello stomaco. Il vino naturale, le cicerchie, te fa schifo il calcio, mo. C'hai l'abbonamento da quando sei nato, Alessandro. E Oslo? Oslo non sai manco in che nazione sta. Sta in Svizzera. Sandro, Oslo sta in Francia, lo sanno tutti. Ma poi basta, ma che cos'è? L'avocado, il vernissage, Sturamiri, Starbucks, Sandro, Starbucks. Stiamo in Italia, c'è il caffè più buono del mondo, te ne vanno a beve quel coso annacquato da Starbucks.
queste, Sandro. Queste sono streghe radical chic. L'incantesimo sta funzionando. Il mio è già totalmente ammaliato. L'altro ha la scorza più dura, ma nessuno ha mai resistito a questa pozione. Hai gli ingredienti, sorella? Certamente. Una pagina di Infinite Jest di David Foster Wallace. Un biglietto per Berlino. L'ultimo disco dei Cani. Un vecchio rullino fotografico. Una Polaroid. Una borsetta della Biennale di Venezia. Il sellino di una Graziella. Due Birkenstock. E per ultimo, cosa senza la quale non potremmo fare niente, la carta di credito di papà. Sono nostri. Sì. Vada retro, signora della notte! Questa non è sale rosa dell'Himalaya! Lontane da noi, serve di Satana! Che è stato? Una stanchezza! Dio, che è? Non siamo sole in questa casa. Ci sono altre presenze. Fantasmi trentenni. Oh!